Esistono due tipologie di suoni della batteria, quelli brutti e quelli belli. Di quelli brutti oggi sinceramente non parlerei, ma di quelli belli ne abbiamo un sacco di tipologie. E come facciamo a fare un suono bello di batteria? Il suono bello è fatto dal batterista, dalla batteria e dalle pelli. E le pelli possono cambiare totalmente il nostro suono. Oggi, come potete vedere, ho quattro tipologie di pelli completamente diverse che cambiano per quanto riguarda il suono, il calore, lo spessore, il colore. Quindi oggi voglio farvi vedere varie tipologie di suoni che possiamo avere alla batteria e soprattutto al rullante per scegliere quello giusto per voi in base al vostro stile. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Endurance. Nel video di oggi andiamo a parlare di suono insieme a queste quattro pelli che mi ha mandato Aquarian, che tra l'altro sono contentissimo di poter portare sul canale, perché è la prima volta che porto questo marchio sul canale. Commentate intanto dicendomi se conoscete già Aquarian, se vi piacciono i prodotti di Aquarian, eccetera eccetera, ditemi un po' di cose. E quindi queste sono pelli per rullante, sono tutte pelli da 14 completamente diverse, come potete vedere ad esempio qui ce n'è una di colori diversi, spessori diversi, cose varie diverse. Quindi voglio partire dalla pelle più normale di tutte e pian pianino andarla a confrontare con le altre tipologie di pelli più particolari. Più particolari forse non si dice, ma vabbè. Andrò a suonare una canzone con ogni tipo di pelle, vi spiegherò come è fatta questa pelle, se più spessa, se così, vi spiegherò il suono e vi darò un po' di sensazioni mie mentre la suono. Ma bando alle ciance, direi di cominciare subito con la pelle più normale di tutte, che è questa qui, la Texture Coated di Aquarian. Sentiamolo subito sul brano. Scusa, Piatto. Allora, partiamo dalla pelle, diciamo, più standard, come vi dicevo, cioè 14 pollici, ovviamente, come tutte le pelli di oggi, per questo rullante Black Panther Scorpio. Tra l'altro, vabbè, ho fatto anche un video su questo rullante, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Dicevo, pelle sabbiata con spessore 10 mils, vi ricordo che i mils sono i millesimi di pollice. Questa è una pelle, in realtà, come vi dicevo, super standard, che però mi ha lasciato un po' lì. Nel senso, quando l'ho tirato ho detto, ah, questa pelle la tiro a cannone, così almeno c'è un bel suono, zeng, zeng, zeng. Poi a un certo punto, in realtà, l'ho tirata, l'ho provata, ha un'intonazione media e mi è piaciuta molto, perché sentitela adesso così, senza musica. Sentite che ha poche armoniche, devo dire, armoniche che in questo caso vanno un po' verso il basso, ma mi piacciono perché ha un suono molto definito, con delle ghost molto definite, devo dire. Dove si sente bene la cordiera sulle ghost, e quindi appunto stavo tirando, poi ho detto no, aspetta, non la tiro tantissimo, perché no, mi piace molto. Tra l'altro questa ha anche una tipologia di sabbiatura con una tecnologia nuova che permette alla sabbiatura, che è sempre un po' la croce di tante pelli, gli permette di essere molto più durevole rispetto ad altre che sappiamo essere, ok, gli dai tre colpi e poi la sabbiatura è finita. Invece questa effettivamente, adesso l'ho provata un po', l'ho suonata sulla canzone e non si vedono segni. Di solito si vedono subito i segni che si danno alle bacchette sulla sabbiatura, invece in questo caso zero segni. Quindi questa pelle mi è piaciuta molto, adesso però quella prova la vorrei comunque fare. Quindi vado a tirare la pelle a bomba
Tra l'altro super semplice, devo dire, da tirare, da accordare, perché non ho fatto nessuna fatica, nel senso l'ho tirata, l'ho provato, ho detto mi piace, ho fatto un aggiustamento e finita lì. Quindi adesso arrivo, solo un secondo. Pazzesco come l'accordatura, so che è una stupidaggine, ma quanto faccia cambiare totalmente un rullante. Sembra che io stia usando un rullante completamente diverso, in realtà ho solo tirato la pelle e, come avete visto, senza aggiustamenti, cioè non è che l'ho tirata, ho controllato che andasse bene, no, l'ho tirata a caso e poi l'ho suonata. Bella, super definita questa, super definita, sicuramente anche senza provare le altre vi dico già che questa sarà la pelle più versatile di oggi, quella con meno personalità ma quella con più versatilità, quindi quella che va bene per tutto. Ora passiamo a una pelle completamente diversa che a vederla sembra uguale perché è sempre bianca, sempre sabbiata eccetera, ma già mi sembra molto più stoppata. Questa è la Triple Thread, quindi direi già tre strati, ma ve la dico dopo, la questione tecnica. Adesso andiamo alla sintesi sul brano. Ok, allora, raga, questa è una pelle che a me personalmente, cosa completamente soggettiva, fa impazzire. Allora, questa è una pelle tripla, quindi è una pelle composta da tre strati, che sono tre strati da 7 mils, quindi in tutto 21 mils. Poco più del doppio rispetto a quella che abbiamo visto prima. Si sente questa cosa, si sente nel suono e nella suonabilità, perché è una pelle che non va bene se facciamo cose tecniche, perché comunque il rimbalzo ne ha molto meno. In questo caso l'ho mantenuta anche qua bassa come intonazione. Zero armonici, quindi secca, panciuta, sentite dalle ghost. Molto panciute le ghost, mi piace, a me piace un sacco, perché io non sono un batterista tecnico, super tecnico, che deve andare veloce, anche perché non so andare così veloce, e mi piace tanto, è un po' più faticosa da suonare, questo sì, anche se facciamo un 4 quarti normale. Perché senti la bacchetta affondare di più sulla pelle, quindi non è come la texture cord che abbiamo provato prima, che suonavi e la sentivi tornare su subito, anche a intonazione più bassa. Questa suoni e rimane lì. A me piace questa cosa perché mi dà la sensazione di dare un colpo ancora più potente, però
però bella. Personalmente mi piace di più dell'altra. Questa ha molta personalità, questa pelle. Non è versatilissima, perché ovviamente va bene solamente per alcune tipologie di genere, ma pop rock, questa raga potentissima, e tra l'altro essendo triple, essendo così spessa, dà la possibilità di avere una durevolezza molto 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 avanzata. Voglio fare comunque anche con questa la prova del tiraggio a caso acuto, per vedere come si comporta. Arrivo subito. Ok, tiraggio a caso completato. Come avete visto, ho velocizzato il video ma non l'ho suonato rullante, quindi adesso l'ho tirato a caso, un giro di chiavetta e un po' in tutto per ogni vite, sentiamo. E che, raga, che vi devo dire? Che pelle, raga, che pelle! Che pelle! Impressionante, impressionante. Mi avevate detto, prova Aquarian perché fa delle pelli impressionanti. Questa vittoria per adesso. Vittoria, perché mi piacciono le pelli che ti danno qualcosa. Ma, boh, vabbè. Andiamo con l'altra. Mi dispiace smontarla questa, ma dopo... Vabbè, andiamo con l'altra e vediamo, perché magari poi mi ricredo di nuovo su un'altra pelle. Ok, andiamo. Adesso quella che tutti probabilmente state aspettando, perché è l'unica diversa almeno alla vista. Questa è una pelle che sicuramente si rifà allo stile vintage. Il colore, devo dire, è molto bella, sabbiatina anche questa. Grazie Aquarian per avermi mandato delle pelli sabbiate, perché mi piacciono tanto le pelli sabbiate, sinceramente. Ma vabbè, bando alle ciance anche in questo caso. Andiamo a sentire sopra. Allora, sicuramente siamo passati da una pelle di un tipo a una pelle completamente di un altro tipo, a parte per il colore, che una è bianca e una è gialla, ma non è che questa è diventata gialla per vecchiaia, ma però in realtà la vecchiaia c'entra, perché questa si rifà un po' allo stile vintage, quindi come spessore è uguale alla texture coated, quindi 10 mils, ma diciamo che la questione sabbiatura e proprio in generale la questione suono è diverso. Anche in questo caso l'ho tirata poco, soprattutto per farvi sentire gli armonici che ha diversi rispetto alla texture coated. Sentite che gli armonici non sono fastidiosi, ci sono un po' di più, ma appunto vanno un po' a riprendere la questione armonica e il suono caldo delle pelli vintage. Quindi questa non è la mia pelle, devo dire, ma perché mi piacciono suoni un po' più corposi, come ad esempio quello di prima, ma come vi dico sempre è una questione soggettiva. Oggi ho deciso di non dirvi e di non fare soprattutto la cosa di dire ho tirato le pelli tutte perfettamente alla stessa potenza, perché almeno proviamo a vedere la differenza. No, perché tanto secondo me è una cosa che non ha tanto senso fare. Ogni pelle va trattata in un certo modo, quindi questa qua appunto ha molte più armoniche verso il basso, quindi è bella calda questa, al di là del colore, ma proprio il suono è molto più caldo, piacevole, devo dire, da suonare, sia come rimbalzo sia come pacca. Ha un po' meno pacca probabilmente rispetto alle altre pelli,
Però il calore di questa pelle non ce l'ha nessuna di quelle due pelli là. Quelle là erano più secche, fredde. Questa invece ha proprio... Ah, bella calda. Ti senti comunque a casa quando suoni questa pelle. Molto bella. Stessa cosa di prima, tiriamola a bomba. No, a bomba no. Ma diamo un giro per ogni vite e vediamo cosa succede. Allora, preferivo prima, come al solito, cosa soggettiva. La cosa bella di questa è che ha, di questa accordatura con questa pelle, è che ha un attacco molto più potente. Ma proprio, spero si senta a video questo attacco perché è veramente una fucilata, senza avere un volume osceno, ma una fucilata e le ghost rimangono comunque sul basso, quindi belle calde le ghost, con una bella presenza. Sentite la differenza tra le, proprio di intonazione tra le ghost e l'accento. Invece se non faccio il rimshot, bello. Bello, mi piace. In realtà no, suonata, questa la suonerei probabilmente così. Con accordatura alta ma senza rimshot, molto 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 bella. Poi la presenza che hanno le ghost in questo, con questa intonazione qua, con questa accordatura qua, bellissima. Mi sembra un po' più da tamburo da marcia, però in senso positivo, nel senso bella. Ma quando deve menare comunque col rimshot veramente ha una pacca impressionante. E infine hai Velocity. Quindi qui abbiamo un pochettino di diversità, non so se si vede a video ma sicuramente così si vede. C'è un dot dietro, quindi sicuramente più potente e sicuramente tiene di più rispetto alle altre. Forse rispetto alla triple thread no, ma comunque vi spiego dopo. Andiamola a sentire come le altre. Super. Allora, chi segue questo canale da un po' di tempo probabilmente avrà già capito che questa pelle è bella per quanto mi riguarda, perché a me i suoni bassi bassi piacciono molto. Questa, come al solito, l'ho tirata poco e poi ho sentito come suonava, l'ho lasciata così e raga, che dire, questa qua è una pelle secondo me perfetta per questo suono. È difficile riuscire a fare un suono di un panettone con, per prima cosa, un rullante da 14x5,5 e seconda cosa senza alcuna sordina. Quindi questa, cacchio, devo dire cacchio, bellissima. Soprattutto io, che
accordo la batteria, non sono un super mega giga esperto di accordatura, ma comunque l'accordo già abbastanza bene, spero, poi mi direte voi in base a quello che sentite, ma i panettoni faccio sempre un po' fatica. Questo veramente ho fatto lasciato lì un po' a caso, pum, e il suono era questo. Impressionante, ho suonato, qualcuno magari l'ha visto, con il dietro della bacchette, tra l'altro sto usando le standard 5B, non ve l'ho detto, ve lo dico alla fine, ma comunque se volete un video, se volete vedere il video che è già uscito sulle bacchette di Mail, ve lo lascio qui sotto. E quindi, allora, pelle, scusate, sono un po' così perché questa roba della cordatura mi ha scioccato. Pelle, triplo strato, non è vero, no. Non è così. Pelle doppio strato più dot, tra l'altro il dot messo sotto la pelle e non sopra, dot bello grande, quindi si prende facilmente, non sono quei dottini che ci sono ogni tanto piccolini. Ovviamente una pelle per chi non va veloce, come la triple thread, è una pelle molto spessa, quindi non va bene per quelle cose lì, ma per ritmi, groove, come ho fatto ad esempio nella canzone, mamma mia, suonato senza il rimshot perché mi piace di più, ha più corpo e più caldo, volendo suonato col rimshot comunque ho visto che si acutizza un filo non ha troppo attacco, tante volte i panettoni quando li suoni col rimshot, il rimshot prende tutto l'attacco e prende anche parte del suono del rullante. No, in questo caso comunque il suono di rullante rimane simile, si acutizza un filo e gli viene dato un po' più di attacco. Senza rimshot. Per me non c'è paragone, senza rimshot tutta la vita questa pelle qua, però vediamola adesso tirata come al solito. Non lo vorrei fare, vorrei suonare questa pelle tutta la vita, ma voglio provare, cioè accordata in questo modo qua, ma voglio provare. Vediamo un attimo, arrivo, tanto quasi finito. No raga, cioè allora, il suono non è male, però per questa tipologia di accordatura io sinceramente andrei su un'altra pelle. Questa pelle a me piace tantissimo sulle accordature basse e medio-basse, ma veramente tantissimo, veramente molto. Non saprei dire qual è la mia preferita, non saprei dire tra, devo dire, anche se probabilmente l'avrete capito, le mie due preferite sono state la High Velocity e la Triple Thread, però non saprei quale. Intanto qui sotto nei commenti scrivetemi la vostra classifica con tutte e quattro le pelli, quelle che vi sono piaciute di più. Fatemi sapere, mi raccomando, commentate adesso. Io vado di là e ci salutiamo. Intanto commentate. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto il video, intanto, e soprattutto qual è stata la pelle o quali sono state le pelli che vi sono piaciute di più. Fatemi sapere anche se voi utilizzate delle pelli normali, quindi delle pelli abbastanza tradizionali, oppure se utilizzate delle pelli particolari sul rullante, perché io sono uno di quelli che è partito con pelli tradizionali, quindi le pelli normali di un marchio, e poi sono andato pian pianino a modificare, a pensare, ma no, forse se uso quella un suono più così mi può aiutare, eccetera. Quindi ditemi se siete tradizionalisti o modernisti. E con questo io voglio ringraziare tantissimo Aquarian, grazie per avermi mandato queste pelli, grazie per avermi mandato anche le pelli per Tom 1, Tom 2, timpano, in realtà me ne aveva mandata anche un'altra perché io avrei avuto anche quella da 14, questa è da 14, ma non è una pelle di rullante, quindi ho evitato di provarla. Le Performance 2 comunque devo dire che sono mi sono piaciute molto come pelli, super, come si dice, super
secche e con un suono comunque abbastanza sul basso, anche se le tiri un po' bene, queste erano abbastanza tirate, comunque rimangono su un range abbastanza basso di suoni, quindi per il pop, rock, eccetera, sono perfette. Con questo la finisco qua veramente, grazie ancora Aquarian, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanellina, qui sotto avete anche i link a tutti i miei corsi, eccetera, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!